Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro un altro oggetto e parlo di questi stivaletti qua rosa. Allora, prime impressioni. La suola è ovviamente di gomma, cioè non è quelle fatte bene, cioè ormai lo sappiamo, no? Cioè però anche Alcott, cioè io ho dei uguali grigi di Alcott. La suola è fatta anche peggio perché almeno questa qua è a zigzag, quindi almeno mi evita di scivolare. Invece quelli là di Alcott, cioè sono lisci qua, quindi cioè devo tipo camminare così per poi scivolare quando tipo è venuto per terra. Sono un po', diciamo, stropicciati perché comunque erano piegati in un pacchettino, però vi assicuro che quando li mettete addosso, cioè la forma, io li ho messi soltanto una volta, adesso mi sono arrivati, prese mi stavano e non si vede, cioè ovviamente non si vede questa cosa. Poi penso che con passare il tempo questa cosa li toglie ovviamente perché è la piega. Poiché erano piegati nel pacchetto che ha viaggiato per un mese. Poi dentro è fatto di pile, proprio pile, quindi sono caldissimi. Io ho comprato il numero 39, cioè voi sapete ormai, penso che qualsiasi persona ve lo dice su eBay e su YouTube, che se dovete comprare qualcosa dai siti asiatici dovete comprare un numero in più, perché loro fanno le misure piccole. Quindi io tipo 38 verso 39 di questi. Vanno perfetti. Io questi qua li ho comprati da Dresslink, non da eBay. Perché? Allora, io questi qua li avevo già visti su eBay, uguali, cioè anche sui Dresslink ci sono rosa, neri, beige, e marroni. E costavano circa 7 euro, sì. Però non li avevo ancora comprati perché ho detto tanto prima che arrivasse l'inverno non li compro. Poi hanno tolto il link, cioè non c'è più, non c'è nemmeno un oggetto simile, non riesco più a trovarlo e quindi non l'ho più potuto ricomprare. E su Dresslink l'ho trovati questi qua a 4,41 euro. La spedizione, voi sapete che io compro da Dresslink per la spedizione perché costa tantissimo, però mi hanno fatto spedizione 3,64 euro, quindi alla fine, anche se è simile al prezzo degli stivali, cioè alla fine io ho ragionato a prezzo concluso perché è circa 8 euro e 8 euro per un paio di stivali va più che bene, quindi se è della spedizione, se è dell'oggetto in sé non me ne frega niente, in tutto ho pagato 8 euro e quindi sono contenta perché alla fine 8 euro un paio di stivali penso di non trovarli, cioè sono quelli simili agli UGG che costano tipo troppo e adesso vi faccio vedere appunto come stanno indosso perché sono molto molto carini. E poi la suola è molto 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 resistente, anche se comunque è di gomma, resistentissimo, cioè. E sono fatti meglio di quelli di Alcott, quindi pensate un po' a voi, quelli di Alcott l'ho pagati tipo 15 euro, sempre poco, però comunque questi li ho pagati la metà e sono fatti meglio per la suola. E penso di utilizzarli in inverno, pioggia, neve, tranquillamente, perché tanto se no sì, mi sono portato quelli di Alcott e non si sono rovinati alla fine, a parte la suola che ho detto che era liscia, quindi devo sempre stare un po' attento per camminare, però esteticamente non si sono per niente rovinati. E l'ho comprati rosa perché comunque, insomma, io ho tipo tutti, ce li ho beige, neri, quindi alla fine li volevo provare e ho detto vabbè li compro rosa anche perché ho comprato un cappellino rosa. Che non so se vi carico il video su YouTube prima o dopo di questi, quindi non lo so. E comunque, quindi per fare a pandano ho comprato questi qua. E non puzzano, cosa mi sono scordata di dirvi che non puzzano, cose importanti perché le scarpe cinesi puzzano un casino. E questo è veramente normale, cioè non sanno di niente, non hanno odore. E secondo me è una cosa molto importante perché anche per esempio qui dove abito io, sono molti negozi, magari italiani, cioè con persone italiane che vendono scarpe cinesi e si sente perché sono una puzza orribile. Magari le pagate 15 euro, 30 euro, ma sono cinesi, cioè quindi queste qua sono cinesi e non puzzano, quindi alla fine vuol dire che, cioè, sono fatte bene, quindi. E vado via al sole, vabbè. E niente, adesso io vi faccio vedere appunto come stanno addosso, così potete più o meno capire come stanno, però, cioè, secondo me le scarpe quelle così sono un must per l'inverno, perché alla fine le metti con tutto, cioè io le metto sia con le gonne, con i pantaloncini corti, con le calze ovviamente entrambi, oppure con jeans, anche con la tuta è figo, cioè io non l'avevo mai visto, però
Tipo una mia insegnante di pop li metteva con la tuta, quella larga, col cavallo lungo, cioè cavallo largo, diciamo, e questi qua sotto, che secondo me è una cosa molto carina, quindi alla fine sono portabilissimi e poi veramente, cioè, è una pecora qua dentro, quindi veramente il vostro piede sarà caldissimo. Comunque la sola è rialzata, quindi non ve lo toccate per terra. Quindi non vi si bagnerà il piede perché comunque la suola è bella alta, quindi l'acqua non vi penetra dentro, diciamo. E niente, ragazzi, io vi saluto, un bacione e vi lascio il video in cui ve le mostro. Ovviamente giù nell'info box il link di Dresslink delle scarpe. E niente.